Il biondo Matti, questo ragazzino di soli 11 anni di età, è arrivato oggi a pomeriggio 5, il programma condotto da Barbara D'Urso, e siamo al 15 di gennaio del 2020. Barbara ovviamente lo ha presentato come un ragazzino che sta letteralmente spopolando sul web, e non è una frase fatta questa, ma è la realtà dei fatti. E poi ovviamente il ragazzino è entrato all'interno dello studio, si è comportato un po' come nel personaggio, secondo me, che è possibile vedere. È da stimare il fatto che abbia una certa dialettica, abbia un certo modo di disquisire molto piacevole da ascoltare, e molti lo hanno etichettato come un vero e proprio filosofo in piena regola. Tutto è nato per caso, voleva parlare della sua squadra del cuore, ed ecco che i video di questo ragazzino sono diventati virali sul web. Ecco, la caratteristica di costui è che è molto simpatico e molto socievole, ormai è diventato un meme la frase da lui stesso pronunciata, che è "godo come un riccio, godo come un riccio". È diventata un tormentone, un meme in piena regola, ed è rimbalzato da un post all'alto su Facebook, su Twitter, e chi più ne ha più ne metta. Ecco, oggi questo ragazzino da Barbara D'Urso si è comportato davvero molto bene, si è fatto notare. Manteniamo distanza, avrebbe detto a Barbara. Ovviamente Barbara è rimasta contenta, felice e soddisfatta nell'averlo visto, apprezzato e quindi anche conosciuto. È stato tutto sommato uno speedata molto piacevole da vedere, in cui il ragazzino, con le idee chiare, con le sue spalle, si è andato a confrontare in maniera anche piuttosto piacevole. Grazie a tutti, il video termina qua.